A Napoli, alla presenza dell'ammiraglio Brown, del ministro della difesa Andreotti, di numerose personalità diplomatiche, politiche, militari, italiane e straniere, e di una grande e entusiasta folla, sfilano i soldati delle nazioni che aderiscono a quell'essenziale strumento della difesa del mondo democratico che è la NATO. Questo libero patto fra nazioni libere compie oggi i suoi 10 anni di vita. 10 lunghi anni che sono serviti a dimostrare come solo attraverso una vigile e forte alleanza è possibile salvaguardare nella pace gli eterni valori della personalità umana, della dignità nazionale e soprattutto della libertà. E questa grande parata militare che vede affratellati uomini di diversa razza, di diversa religione e di diversi continenti è quasi il simbolo e la sintesi della ferma volontà dei popoli della NATO di difendere con cosciente fermezza quei valori. Oggi, come 10 anni fa, restano valide le parole fondamentali dell'atto costitutivo della NATO. Gli stati firmatari sono decisi a salvaguardare la libertà dei loro popoli, il loro comune retaggio e la loro civiltà fondata sul principio della democrazia, delle libertà individuali e del regno del diritto. Alla base militare di Nellis, nel Nevada, viene sperimentato un nuovo tipo di decollo. Non c'è bisogno di pista. L'apparecchio, un normale aereo a reazione, partirà da fermo sfruttando la spinta di un razzo. Vi è una sola probabilità su 100 che il collaudo non abbia esito positivo, hanno detto al pilota. Irriferibile la sua risposta. Comunque tutto va bene. Con un lacerante boato l'aereo parte. In appena 4 secondi raggiunge la velocità di 500 km l'ora. L'umanità ha sempre più fretta. Dove voglia poi arrivare, nessuno lo sa. 24esima ora, una delle più popolari e riuscite rubriche radiofoniche, si è trasferita a Palermo. Dal palcoscenico del Politeama, il simpatico Mario Riva spiega i compiti che questa volta 24esima ora dovrà svolgere. Tra essi uno che odora di fiori d'arancio di Sicilia che saranno portati in dono a una giovane coppia che a Pompei si accinge a pronunciare i fatali sì. Sono stati benedetti dal Papa i bianchi fiori nuziali ed eccoli ora a bordo di un elicottero giungere alla meta. C'è tanta folla a Pompei, una folla che gli sposini non avrebbero mai potuto prevedere per il loro matrimonio. Il nostro augurio è che la vita in comune dei due giovani sia sempre, sino alla fine, sino alla 24esima ora cioè, sempre serena e felice. Nessun circo equestre si è mai spinto sino alla Guyana olandese, cosicché i bimbi di laggiù, bianchi, meticci, creoli, negri o indios che siano, con molta fantasia e tanta buona volontà, hanno deciso di ovviare alla grave lacuna. E così il circo se lo sono fatti da loro. Lo spettacolo sta incontrando un magnifico successo. Ottimi gli incassi, che vengono devoluti, e ciò va a lode della gioventù della Guyana, ad opere assistenziali e di beneficenza. Gli unici a disapprovare l'iniziativa sono i maestri. I piccoli artisti, infatti, per arrivare a tanta bravura, sono stati costretti a trascurare le severe discipline scolastiche. Ma ciò nonostante, siamo certi che il successo non mancherà a loro. L'importante nella vita è riuscire a tenersi in equilibrio.